Magazine, siamo presenti alla presentazione Giorgio Armani e Samsung che hanno creato una joint venture per presentare il nuovo Armani Phone che monta Windows Mobile. Andiamo a presentarlo. Nuovo Armani Phone equipaggiato con Windows Mobile. Possiamo notare l'ampio schermo da 3,5 pollici dotato di tecnologia AMOLED. Abbiamo una tastiera QWERTY estesa con la possibilità di inclinare lo schermo di 30 gradi per facilitare la nostra esperienza con questo telefono. Abbiamo anche i widget da tradizione Samsung, possiamo scorrere e riceviamo un feedback di vibrazione sul telefono quando tocchiamo lo schermo. Abbiamo il meteo, abbiamo la Gazzetta dello Sport, il Corriere della Sera. Abbiamo tutti i nostri social network preferiti, Facebook, MySpace, YouTube, CNN, Yahoo, Google. Il telefono è equipaggiato con Opera Browser che ci dà la possibilità di farlo giù con un dito. Abbiamo la suite Office completa per gestire tutti i nostri documenti. Touchscreen è molto reattivo. Il telefono viene venduto con il navigatore Route 66 con licenza di Mappitalia per 2 anni. Abbiamo due tasti fisici sulla base del terminale più un pad ottico. Possibilità di digitare i numeri direttamente sullo schermo. Andiamo a provare la nostra tastiera. Andiamo a creare un messaggio. Abbiamo la possibilità sia di scrivere con la tastiera virtuale sullo schermo che di scrivere attraverso la tastiera QWERTY integrata, molto larga e comoda. Connettività wifi, Bluetooth. HSDPI a 87 mega. Naturalmente GPS integrato per la navigazione. Okay. 5 megapixel di fotocamera con rilevatore di sorrisi e di visi. Abbiamo fotocamera ragazzi, va bene. 5 con flash. Con il flash integrato. Andiamo a fare una prova. Abbiamo un tasto dedicato. Tasto dedicato in fotocamera. Andiamo. Abbiamo anche la funzionalità di smile detection nel telefono e di face detection. Il telefono è veloce e reattivo. Abbiamo anche la possibilità di scorrere nelle nostre pagine principali. Tre screen, abbiamo tre screen. Abbiamo qua un menu veloce. Possiamo entrare nella parte multimediale, ricordiamo che il telefono supporta tutti i file video DVX e XVD senza bisogno di conversione, possiamo ascoltare tutti i nostri file MP3, abbiamo un supporto di schede microSD, abbiamo qua i tasti per aumentare e abbassare il volume, a qualsiasi tocco input che diamo al telefono riceviamo una vibrazione, possiamo aumentare anche il volume della suoneria. Abbiamo il tasto della fotocamera e l'ingresso per il cavetto e qua un tasto per bloccare il telefono. Tasto d'ascensione in alto. Tasto accensione, l'altoparlante e lo scomparto per l'accetto a polso. Cellular Magazine è tutto. Luce notturna e Stefano. Ciao.